Allora, il premio Nobel è considerato appunto un'onorificenza di valore mondiale, appunto un valore mondiale che viene attribuito a tutti coloro che diciamo si sono distinti nei vari campi. Loro hanno appunto hanno portato anche i migliori benefici all'umanità. Infatti, questi benefici vengono attribuiti anche grazie alle loro ricerche, scoperte e anche alle loro innovazioni. Diciamo che il primo Nobel fu dato grazie a Alfred Nobel, il quale fu anche un inventore della dinamica. Ovviamente la prima assegnazione del premio Nobel fu dato nel 1901, quando in questo tempo furono dati anche diversi premi, come il premio della pace, quello della fisica, della chimica. Ma però diciamo che quello che ci fu un premio in particolare che non fu mai consegnato, ovvero era il premio della matematica, perché questo premio fecero tre ipotesi, dove la prima ipotesi è che dice che la moglie ha lasciato il marito appunto per la matematica, perché lui era un matematico. Invece la seconda ipotesi era che era sempre per questioni amorose. Invece la terza, che era anche quella più accreditata, era perché appunto si dice che la matematica non contribuisce al benessere dell'umanità. Perciò diciamo che il premio della matematica per questo motivo non fu mai consegnato. Inoltre possiamo dire che i primi premi sono, diciamo che vengono assegnati ad ottobre, però la vera cerimonia vera e propria viene fatta il 10 dicembre a Stoccolma presso la sala dei concerti. Ovviamente viene scelta questa data, ovvero il 10 dicembre, perché era l'anniversario della morte del fondatore. Ovviamente questo premio Nobel diciamo che prevede l'assegnazione di una somma di denaro, che però diciamo che nel 2000, 2011 diciamo che questa somma consisteva in 10 milioni di corone, però nel 2000, 2012 diciamo che ci fu il 20% di riduzione, perciò non ci fu più 10 milioni di corone, ma 8 milioni di corone che corrispondono a 900 mila euro. Diciamo che inoltre, dopo che comunque, visto che c'era una grande somma di denaro, diciamo che questa somma di denaro viene appunto finanziato dallo stesso Alfred Nobel, il quale dopo diciamo che lasciò anche in eredità il 94% dei suoi beni. Inoltre, ovviamente, una volta che muore no, appunto Alfred Nobel, diciamo che la sua eredità viene diciamo passa si usa viene usata per assegnare i cinque premi Nobel. Invece gli esecutori del testamento formano appunto una fondazione Nobel, che è questa fondazione serve per occuparsi del patrimonio di Alfred Nobel e per l'organizzazione di diversi Nobel. Inoltre possiamo dire che ovviamente il premio Nobel per la fisica è stato appunto dato grazie a Alfred Nobel e è stato consegnato per la prima volta nel 1901. Diciamo che il vincitore del premio Nobel di fisica era Wilhelm Röntgen per la scoperta di raggi X. Inoltre ci furono anche diversi personaggi molto famosi che vinsero questo premio, come era Marie Curie nel 1903 e Maria Goeppetti Mangen nel 1963. Inoltre possiamo dire che questi premi vengono assegnati nell'Accademia Reale Svedese della Scienza. Inoltre, diciamo che questo premio Allora, diciamo che il premio Nobel della fisica è stato assegnato ogni anno, in eccezioni di 6 anni, che erano appunto il 1916, il 1931, 1934, 1940, 1941 e 1942. Inoltre, diciamo che ci furono anche, diciamo che abbiamo appunto un elenco dei primi Nobel del 2010 fino ad oggi.
Abbiamo nel 2010 André Gin e abbiamo Constantin Noversel, che appunto furono importanti per gli esperimenti riguardanti il materiale bidimensionale grafene. Dopo abbiamo nel 2011 appunto Saul Perlmutter, Brian Schiamont, Adam Ries, che furono molto famosi per la scoperta dell'accelerazione e dell'espansione dell'universo attraverso lo studio delle lontane supernove. Inoltre abbiamo il 2012, che abbiamo Serge Harrock, David Wanderlan, che furono, diciamo, famosi per gli esperimenti che consentono di misurare la manipolazione di singoli sistemi quantistici. Ok, allora poi nel 2013 abbiamo questi due personaggi che hanno vinto il premio Nobel per la fisica, sono Peter Higgs e François Herbert, dal Regno Unito e dal Belgio, e hanno avuto questo premio per la scoperta di un meccanismo che ci aiuta a comprendere da dove provengono le masse delle particelle subatomiche, e questo poi è stato anche poi confermato recentemente attraverso vari esperimenti chiamati ATALS e CMS. Inoltre, nel 2014, per l'invenzione dei LED più efficienti, che sono testati anche oggi, che hanno contribuito alla creazione, diciamo, di fonti luminose bianche, di luce bianche, i LED appunto che noi conosciamo, abbiamo appunto questi tre giapponesi che sono Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuhei Nakamura. Invece, nel 2015 abbiamo Takashi Kaita e Arthur MacDonald per la scoperta dell'oscillazione del neutrino e anche che il neutrino ha la massa. Nel 2016 abbiamo David Thules, Duncan Aldon e John Michael Kosterlitz per le scoperte delle fasi topologiche della materia. Invece, per quanto riguarda il 2017, abbiamo Rayer Weiss, Barry Parish e Kip Thorne, soprattutto per aver contribuito alla formazione del rivelatore LIGO e l'osservazione delle onde gravitazionali. Tre dei più grandi dei più importanti vincitori italiani del premio Nobel sono soprattutto Enrico Fermi, Guglielmo Marconi e Riccardo Giacconi. Allora, Guglielmo Marconi nasce a Bologna il 25 aprile del 1874, il cui padre Giuseppe Marconi era un piccolo proprietario terriero ed ebbe due matrimoni. Sua mamma invece era di origini irlandesi e ciò ha favorito quindi Guglielmo Marconi, che nell'età della gioventù sapeva già cosa stava succedendo in quell'epoca sia in Gran Bretagna che in Irlanda. Intorno al 1894, quando egli aveva solo 20 anni, inizia a svolgere i suoi primi esperimenti da autodidatta. Sempre nello stesso anno, lui inizia a costruire un segnalatore di temporali e un campanello elettrico che suonava nel momento in cui avvertiva un fulmine. Inoltre, una fonte sconosciuta dice che in una notte di dicembre Guglielmo Marconi chiamò la mamma in piena notte per portarla a vedere il suo esperimento nel suo laboratorio segreto, e la stessa cosa fece il giorno dopo con il padre, che rimase estasiato dalla vista del suo esperimento e decide quindi di dargli soldi per finanziare sia i suoi esperimenti che per comprare dei materiali. Inizia così la progettazione di uno dei suoi più grandi esperimenti che lui fece in tutta la sua vita, ovvero il telegrafo senza fili, che nel 1909 egli ottenne anche il premio per la fisica. Lui però, per fare questo esperimento, aveva bisogno di molti soldi, che purtroppo il padre non poteva anticipare e quindi chiese un finanziamento allo Stato italiano. Ma lo Stato italiano ci mise troppo tempo a dare la conferma, così il suo amico gli suggerì di andare in Inghilterra, ovvero nel Regno Unito, dove nel momento in cui chiese il finanziamento, dopo pochi mesi arrivò la conferma di questo. Nel 1896 egli presenta per la prima volta questo modello di telegrafo senza fili e un anno dopo fonderà la Wireless Telegraph Trading Signal Company.
Sempre nello stesso anno, egli fece per la prima volta uno dei suoi più grandi esperimenti, ovvero la prima trasmissione di informazioni dall'Irlanda del Nord all'isola di Rathlin. Nel 1899, invece, inizia lo scambio di informazioni nel canale della Manica. E a settembre dello stesso anno, quindi parliamo del 1899, Marconi offre questo suo esperimento soprattutto in America, negli Stati Uniti, dove riscosse un grande successo, tanto che venne istituita la Marconi's Wireless Telegraph Company of America. Sempre nel 1899 inizia a svolgere uno scambio di messaggi, soprattutto a lunghe distanze, come più lunghe di 120 km. Qualche anno dopo, circa nel 1901, egli fece la prima trasmissione telegrafica, andando contro quella che era l'opinione degli studiosi, che dicevano appunto che per via della curvatura terrestre le informazioni a una distanza di più di 150, tra i 150 e i 300 km/h non potevano andare. Nel 1903 Marconi crea il primo trasmettitore a scintilla. Nel 1904 svolge degli esperimenti sul Colle Cappuccini di Ancona, nella quale scoprì che le onde radio si trasmettevano maggiormente con più espansione, soprattutto durante la notte. Nel 1905 sposa Beatrice O'Brien, dove ebbe 3 figli. Nel 1900 invece, prima che avvenisse tutto questo, si decide di iscriversi alla facoltà al servizio militare, che però per via della sua età venne trasferito nel 1906. Nel 1914 venne nominato senatore a vita del Regno d'Italia e nel 1927 viene nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 1927 egli ebbe un secondo matrimonio con Maria Cristina Bezziscali e la sua figlia, l'unica figlia che ebbe, si chiamò Maria Elena Elettra Anna, che era lo stesso nome che gli diede allo yacht con cui lui fece numerosi esperimenti. Nel 1929, su richiesta di Papa Pio XI, costruì la prima stazione radio nel Vaticano. Ma nel 1937, una mattina, stava accompagnando sua moglie alla stazione per prendere il treno per andare da sua figlia Elettra, che stava compiendo il 7º anno d'età. Però purtroppo lì, quella mattina, venne colpito da una crisi cardiaca, e quindi venne portato di corsa all'ospedale. Il suo medico disse che le sue condizioni si stavano aggravando e quindi chiamò il sacerdote, si fece fare l'estremunzione e morì. In segno di lutto, tutte le stazioni radio a quell'epoca istituite si bloccarono per 2 minuti. Alcuni riconoscimenti che vengono fatti a Guglielmo Marconi sono stati soprattutto l'aeroporto di Bologna, il museo in memoria ad Ancona, poi a Roma invece viene istituita l'Università degli studi proprio di Guglielmo Marconi, e nel 74 viene raffigurata su una moneta da 100 lire. Nel 77 inoltre venne istituita a Manhattan la prima università bilingue, poiché lui, appunto, abbiamo detto già in precedenza, che lui fece degli esperimenti in America, e quindi venne istituita un'università, la prima università bilingue del Nord America, dove si studiava sia l'italiano che l'inglese. Qualcosa si deve
Allora, un altro fisico italiano che ricordiamo che a cui è stato assegnato il premio Nobel per la fisica è Enrico Fermi, che è appunto un fisico e accademico italiano che nasce a Roma nel 1901, il 29 settembre. Il padre era Alberto Fermi, che era un capo presso il Ministero della Comunicazione, mentre la madre, Ida De Gattis, era un insegnante di una scuola materna. Lui fin da piccolo mostra il suo interesse e la sua passione per tutte le materie scientifiche, in particolare la fisica, e questo diciamo lo accompagnerà fino all'età molto più all'età giovanile. Infatti durante gli anni di liceo conoscerà meglio un amico di famiglia, che anche collega del padre, che era praticamente Adolfo Amidei, che era, essendo un ingegnere, aveva molti libri a livello universitario che poi prestò Enrico Fermi da quando aveva 13 anni fino ai 17 anni. Lui lesse appunto molto questi libri che trattavano soprattutto di trigonometria, geometria analitica, ma anche fisica, astrofisica e fisica nucleare. Lui li lesse tutti e quando dovette scegliere per l'università, Adolfo gli sconsigliò l'Università di Roma, ma gli consigliò quella di Pisa perché era più preparata per quanto riguardava la fisica. Quindi allora lui intraprese l'università a Pisa e nel terzo anno di università pubblicò i suoi primi due pubblicò, diciamo, i suoi primi due lavori a una rivista scientifica, Il Nuovo Cimento. Questi lavori trattavano sulla dinamica di un sistema rigido di cariche elettriche e sul peso delle masse elettromagnetiche. Lui comunque è ricordato molto non solo appunto per la vincita del premio Nobel per la fisica nel 1938, ma anche appunto per molti altri lavori che riguardavano la fisica nucleare. Infatti appunto in suo onore viene dato anche il nome a un elemento chimico, il fermio, il simbolo è Fm. Inoltre viene dato al suo nome anche un sottomultiplo del metodo utilizzato tutto in fisica nucleare, che è praticamente il Fermi, e anche a due classi di una particella della statica quantistica, il fermione. Inoltre progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione e fu uno dei direttori tecnici del progetto Manhattan, dove praticamente ci fu la creazione della prima bomba atomica nel laboratorio di Las Alamanos. Inoltre si interessò, fu uno dei primi interessati delle potenzialità della simulazione numerica in ambito scientifico e fu anche l'iniziatore della costruzione di due scuole di fisica, una in Italia e anche una negli Stati Uniti d'America. Lui appunto ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1938 per la scoperta di nuovi elementi radioattivi. Innanzitutto all'inizio Curie e Joliot a Parigi avevano ottenuto questi elementi radioattivi in modo artificiale bombardandoli con delle cariche alfa, diciamo, bombardandolo tutti elementi leggeri con queste cariche. Poi però Fermi, diciamo, ebbe l'idea di utilizzare i neutroni che erano appunto privi di carica elettrica e quindi avrebbero evitato ogni tipo di repulsione da parte dell'elemento. E utilizzarono quindi questi soprattutto per mandare elementi molto pesanti. In questo modo il neutrone avrebbe filtrato all'interno del nucleo, una volta dentro il nucleo ci sarebbe stata una trasformazione in protone e quindi quell'elemento avrebbe avuto un protone in più. E sarebbe quindi diventato un isotopo. Infatti lo utilizzano per creare l'isotopo dell'uranio, che è un isotopo che normalmente non è presente in natura. Inoltre, quindi appunto grazie alla presentazione che avevano a disposizione riuscirono a ottenere tutto ciò e i risultati vennero visti nel 1934, per cui appunto vince il premio Nobel 4 anni dopo, insieme anche a un chimico che è Oscar D'Agostino. Allora, Riccardo Giacconi. Riccardo Giacconi nacque a Genova il 6 ottobre del 1931. Invece, nel 1939, i genitori si separano e perciò Riccardo in questo momento decide di seguire la sua madre a Cremona, che era una città di Milano, ovvero anche che era anche la sua città natale. Diciamo che Riccardo Giacconi è un astrofisico. Allora, Riccardo Giacconi, diciamo che è un astrofisico, che è appunto un astrofisico italiano-statunitense, che è un convincitore del premio Nobel
della fisica nel 2002. Egli, all'età di 71 anni, viene considerato addirittura il padre dell'astrofisica perché appunto cioè egli scoprì appunto i raggi X. Una volta che si laurea all'Università dei Studi a Milano, decide di trasferirsi appunto in America. Diciamo che una volta che si trasferisce in America, decide di fare un approfondimento quando riguardava un'esplorazione del cielo, perché appunto comunque lui inizia questa esplorazione del cielo appunto inviando inizialmente un satellite, che grazie a questo satellite egli scopre anche la costellazione della stella del Scorpione e anche di altre stelle. Nel 1973 lui diventa direttore di un centro di astrofisica in Harvard, che si trova sempre in America, dove porta avanti il suo progetto di telescopio a raggi X, che poi verrà chiamato con il nome Osservatorio Einstein. Perciò possiamo dire che per queste diverse sue scoperte egli appunto vince il premio Nobel nel 2002. Grazie, grazie. Grazie per l'applauso. Grazie. Grazie.